Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con, spostandoci a Pescara, con l'emergenza abitativa, perché sono iniziati gli sgomberi in via Lago di Borgiano dalle palazzine dichiarate inagibili per il post terremoto. Gli inquilini sono esasperati. Allora ascoltiamo alcune testimonianze al microfono di Paolo Renzetti. Signora, lei abita in una delle palazzine di via Lago di Borgiano che dovranno essere sgomberate in queste ore. Vi hanno detto dove andrete? Sapete già dove? Allora, nella giornata di ieri abbiamo avuto questa comunicazione, quindi è stato tutto un corri-corri a cercare di prenderci le nostre cose, quelle più indispensabili. Io alla mezzanotte sono riuscita ad avere una stanza d'albergo all'Holiday, ma molte persone non sono riuscite ancora a trovare una sistemazione, quindi molti sono rimasti qui. E comunque ci devono dare il tempo di scasare, di organizzarci e di dirci anche dove portare le nostre cose, perché molti di noi non hanno possibilità di appoggiarsi a parenti o amici. No, voi ovviamente siete preoccupati anche perché dovete andare via, dovete lasciare subito la casa. Sì, sì, ma no, gliel'ha lasciato la casa perché è stata costretta a lasciare la casa, ma non sa dove andarlo già. Prima gli hanno fatto tante promesse, hanno fatto ieri il sindaco e il vice sindaco, ma stamattina tutte queste promesse non si vede. Alloggi non ci sono, hotel non ci sono e intanto loro sono andati fuori. Dove vanno a dormire con i bambini piccoli non si sa. Allora hanno detto da amici o da parenti, ma da amici e parenti chi? Chi c'ha la possibilità? Chi non ce l'ha la possibilità che fa? Già sono 20 anni che hanno detto, hanno accertato che forse c'era qualcosa da fare, qualche lavoro e qualche. Adesso di punto in bianco devo uscire fuori, dopo 20 anni. Non so cosa fare, non lo so. Io i mobili ancora li tolgo perché non so dove metterli, ho preso le cose più importanti, ho un bambino minorenne di 3 anni, e cioè noi praticamente abbiamo ancora i mobili in casa, i vestiti sono ancora in casa, allora non so dove andare. O io ho dormito in macchina, mio figlio da mia mamma non ha lo spazio, sono già 5 persone, mi dicono loro dove devono andare, non mi hanno trovato un albergo e non mi hanno trovato nulla, le case non ce le vogliono dare perché siamo di Rancitelli in affitto. Ditemi voi, io pagavo un affitto, un minimo di affitto, non posso permettermi un affitto di 600 euro. Che cosa devo fare? Andare sotto i ponti? Chiedo a loro di darmi una risposta, semplicemente. Noi ci siamo lamentati molte volte perché personalmente io sentivo scricchioli tutti i giorni, la casa può scricchiolare oggi, domani, non tutti i giorni. Mi hanno detto stai tranquilla che è un assestamento, ok, le crepe si stanno continuando a allargare, penso che adesso è arrivata la fine. Cioè l'ATER ci diceva state tranquilli, però dopo hanno mandato a fare dei lavori. Cioè non è dire che siamo poche famiglie, tutta questa gente dove va? Ci sono tanti bambini piccoli in queste palazzine. Sì, disabili, gente che fa la dialisi, gente malata. Cioè, dove vanno? Io parlo per me, ma parlo anche per loro, perché cioè, sono persone anziane, da sole, dove vanno? Ditemi voi, io ho un papà che è invalido, una settimana fa ha preso un ictus, lui sta al 16, palazzo più basso, che è quando si chiudono i palazzi, loro scendono giù pure loro. Ditemi voi come faccio io con papà pure? Cioè, siamo proprio sotterrati, senza dignità, senza casa, senza nulla, non abbiamo più nulla, ci hanno tolto tutto. E loro dormono tranquilli, invece noi siamo in macchina, chi nelle tende, chi... Non abbiamo nulla, più nulla, non c'è rimasto. Davvero dunque una situazione complicata e sugli sgomberi proprio in via Lago di Borgiano l'assessore alle politiche sociali del comune di Pescara Antonella Allegrino assicura l'assistenza massima a tutte le persone rimaste senza casa. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari invece punta il dito contro la regione. Li ascoltiamo. Pettinari, siamo in via Lago di Borgiano dove la situazione è veramente difficile, anzi drammatica, tante famiglie, tante persone che non sanno dove andare a dormire. È una vergogna, noi siamo 10 anni che combattiamo chiedendo stanziamenti di risorse pubbliche per la manutenzione e la ristrutturazione di questi palazzi. Da quando sono entrati in regione, l'amministrazione regionale a guida PD ha messo 0 euro in bilancio, non ci sono i soldi e questa è la conseguenza, se non si mettono soldi per manutenere i palazzi arrivano a un pericolo anche per la pubblica incolumità. Oggi che cosa dobbiamo fare? Uno, che il Presidente
di regione, che il capo dell'amministrazione, perché questi sono palazzi regionali delle ATER, deve stanziare immediatamente risorse, ma nell'immediato bisogna trovare degli appartamenti sfitti e ce n'è tanto di invenduto da parte degli costruttori e fare subito una convenzione con l'associazione costruttori e trasferire queste persone lì, perché tanti di loro questa notte hanno dormito in macchina, in alloggi di fortuna, alcuni sono stati dai parenti ammassati dentro a uno scandinato, a un sottotetto. Non è civile, non è da paese civile. Abbiamo iniziato immediatamente, nel momento in cui ci siamo resi conto l'altro pomeriggio che ci sarebbe stata un'emergenza, abbiamo messo mano a tutte le attività necessarie e indispensabili. Innanzitutto è stato aperto il COC, il centro operativo comunale, sta portando avanti tutti i contatti per poter andare incontro ad attività di sistemazione in termini emergenziali. In questi giorni sono state già trovate collocazioni per 69 degli abitanti e questa mattina, in questa giornata, si conta di trovare sistemazione per gli altri. E tutte le iniziative sono concentrate e finalizzate proprio a dare tranquillità alle persone che sono state sgomberate dai tre siti, dai tre immobili. Avete reperito anche delle palestre comunali, almeno per questi primissimi giorni? Stiamo lavorando anche per questo, in maniera proprio da dare risposta alla possibilità di dormire, stiamo cercando altrettanto sistemazioni alberghiere, che ripeto, per alcuni è già in corso ed è già avvenuta. Emergenza abitativa evidentemente anche a Montesilvano, perché oggi i rappresentanti degli sgomberati delle palazzine di via Ariosto hanno preso una posizione, hanno espresso una posizione e dicono: non abbiamo un alloggio dove andare, e dagli incontri avuti con l'amministrazione di Montesilvano abbiamo avuto solo promesse mai mantenute. Il servizio di Andrea Costantini. Continua a far discutere la vicenda degli sgomberi di via Ariosto a Montesilvano, ad oltre un mese dall'azione delle forze dell'ordine che hanno dato applicazione all'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Maragno. I rappresentanti della comunità africana, che da allora hanno perso la casa, ora puntano il dito nei confronti dell'amministrazione comunale perché una sistemazione alternativa, a loro promessa, non è stata ancora data ed è anche complesso trovare un tetto tramite agenzie immobiliari o privati. Al loro fianco si è schierata anche l'Unione dei Sindacati di Base. Noi dell'USB abbiamo avuto diversi incontri con il comune di Montesilvano e questo incontro non ha dato nessun frutto. E noi chiediamo che siano trovate delle sistemazioni a questi che hanno il contratto, al di là dei ragazzi che sono stati collegati nei diversi alberghi. Ma fino ad ora non abbiamo avuto nessuna risultato concreto dalla parte del comune di Montesilvano. Il sindaco di Montesilvano ci ha fatto delle promesse, ogni volta hanno detto che stanno lavorando sul fatto, ma noi non possiamo dubitare adesso, perché ultimamente abbiamo visto che il comune di Montesilvano è andato anche un po' più a destra, perché vediamo delle manifestazioni dove anche partecipano chi ha cariche istituzionali, è successo questa domenica. Ecco, dove vivete? Anche lei personalmente dove vive in questo momento? Io vivo da un amico, diciamo, che mi ha aiutato a vivere con mia moglie, però in delle condizioni veramente gravi. E altre persone della comunità dove sono? Altre persone vivono alla spiaggia e sono stati sgombrati una settimana fa. Alcune l'hanno portato all'albergo di uno dei luoghi di Pescara, però per 10 giorni l'hanno cacciati di nuovo, adesso dormono sul ponte di Montesilvano dal mare. Ecco, oltre alle richieste che avete fatto al comune di Montesilvano, voi vi state muovendo anche autonomamente cercando una sistemazione, ma ci sono ulteriori problemi. Dove andiamo noi per cercare una casa? Una settimana dopo loro dicono che non si può dare la casa perché abitava a via Ariosto. Questa è una cosa, diciamo, non lo so, di razzismo, non lo so che ti devo dire. Chi però ha detto? Ma le agenzie immobiliari le dicono sempre che quando abita la via Ariosto non ti posso dare una casa, non lo so perché. Cronaca adesso, operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Pescara, che hanno arrestato un 29enne incensurato trovato in possesso di 13 kg di droga. Vediamo. Brillante operazione dei carabinieri della compagnia di Pescara, avete ritrovato in casa di un 29enne incensurato 13 kg di droga. Come è nata questa indagine?
Allora, il sequestro nasce da una perquisizione che abbiamo effettuato ieri pomeriggio a coronamento di un'attività investigativa, diciamo io amo definirla di vecchio stampo, cioè i militari proiettati in mezzo alle piazze di spaccio, in mezzo alla gente, nei locali di aggregazione, nei posti dove maggiormente i giovani si concentrano, e sono riusciti a individuare un 4-5 ragazzi che stiamo tuttora attenzionando, che di buona famiglia, incensurati, che però hanno cominciato a prendere contatti con qualche esponente del mondo dello spaccio. E abbiamo fatto diversi servizi di osservazione, pedinamento, di controllo, e dopo circa 2 settimane che abbiamo attenzionato in particolare la casa di questo ragazzo e abbiamo notato questo via vai continuo di giovani, ci è venuto chiaramente il forte sospetto che ci fosse un movimento all'interno dell'abitazione. Intuizione che è stata premiata dal brillante ritrovamento, e quindi abbiamo confermato tutti i nostri sforzi. Oltre all'hashish e alla marijuana avete rinvenuto una 20 grammi di una sostanza molto simile all'ecstasy, molto pericolosa per la salute umana. Sì, 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 sono 20 grammi di MDMA, che è una sostanza sintetica, di quelle che definiamo sintetiche, al contrario della marijuana, dell'hashish e di altre sostanze di derivazione vegetale, che proprio per la loro caratteristica sono particolarmente lesive dal punto di vista tossicologico, quindi provocano dei danni notevolmente superiori. Ora, la quantità era sicuramente minore, è probabile che fosse magari soltanto un campione di prova per eventuali e probabili spedizioni future. Indagini che non sono concluse, perché ora state cercando di capire da dove provenisse questa droga e a quale mercato fosse destinata. Esattamente, le indagini assolutamente continueranno, anche perché il confezionamento dello stupefacente è molto particolare. Ci sono riportate sulle confezioni dei nomi che vengono associati probabilmente alla qualità della sostanza rinvenuta, e quindi hanno un potere anche di diciamo così tossicologico diverso. Ci saranno diverse gradazioni di THC. E dobbiamo capire intanto da dove arriva, perché è una varietà molto, molto diversa, e secondo se fosse destinata al mercato pescarese o se fosse semplicemente in transito verso altri posti. Ancora cronaca, il sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerato, ha disposto per domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Pier Giuseppe Leonio, 38enne di Avezzano, morto ieri dopo essere stato dimesso dall'ospedale. L'ipotesi di reato è quella dell'omicidio colposo e le accuse sono state mosse contro ignoti. I familiari dell'uomo stamane avevano presentato un esposto chiedendo di accertare le cause della morte dell'uomo, dimesso il giorno prima dai medici in seguito ad un forte dolore al capo. L'uomo, secondo la denuncia, si era ripresentato in pronto soccorso dopo le dimissioni accusando lo stesso dolore, ma è deceduto prima dell'intervento medico. Ci spostiamo all'Aquila adesso. Finti bollettini della Camera di Commercio. In questi giorni ne stanno arrivando moltissime alle imprese aquilane, ma l'ente mette in guardia, si tratta di una truffa. Il servizio è di Daniela Rosone. Continuano ad arrivare all'Aquila i falsi bollettini della Camera di Commercio recapitati ad aziende iscritte nel registro delle imprese. Quello che vi mostriamo è un esempio di bollettino recapitato in questi giorni ad un'impresa aquilana. Ben 398 euro da pagare al centro servizi telematici con tanto di conto corrente iscritto. Una truffa vera e propria sulla quale l'ente camerale ha già messo in guardia i suoi iscritti. Si tratta infatti di richieste di pagamento avanzate da soggetti del tutto estranei alla Camera di Commercio. Il diritto annuale tributo che le imprese iscritte al registro delle imprese pagano annualmente viene infatti versato esclusivamente tramite il modello per il pagamento delle imposte sui redditi F24 e non tramite bonifico bancario o bollettino postale. Il termine per questo pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. La Camera di Commercio invita chi dovesse ricevere queste comunicazioni a rivolgersi sempre all'ente camerale di riferimento, alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia per verificare se si tratta di un vero adempimento obbligatorio o di un'offerta commerciale mascherata come tale. E a Teramo la parata inaugurale della 45esima Coppa Interamnia si è svolta nel centro storico senza incidenti e con la partecipazione di 3.000 persone. Una manifestazione a numero chiuso per motivi di sicurezza, ma che non ha perso il proprio fascino. Tania Bonnici Castelli.
Forse non è stata una festa fracassona ed invadente come gli altri anni, ma è stata comunque un successo. La parata inaugurale della 45esima Coppa Interamni a Teramo, pur essendo blindata per motivi di sicurezza, ha riscosso il plauso dei teramani che in 3.000 hanno accolto in Piazza Martiri gli atleti delle 119 squadre provenienti da 27 nazioni in città per partecipare al più famoso torneo di handball del mondo. Il corteo ha seguito un itinerario più corto, è partito da Corso Porta Romana, si è snodato in Piazza Verdi per risalire il Corso Vecchio e arrivare nella piazza cittadina principale. Il servizio d'ordine è stato imponente, sono stati distribuiti braccialetti per accedere negli spazi consentiti e il divieto di vendere bevande in vetro ha funzionato alla perfezione. Qualche curiosità. La parata è stata aperta da moto e auto d'epoca. Ha sfilato per la prima volta una delegazione di atleti dell'Università di Teramo, capeggiata dal rettore ed amico, in perfetta tenuta sportiva. Applausi a scena aperta per i ragazzi della Cina e di Taiwan. Il corteo si è poi concluso con la squadra dell'Italia e quella dei piccoli del Teramo. Il sindaco Maurizio Brucchi, nel suo discorso di benvenuto, ha ricordato le grandi difficoltà che Teramo sta vivendo come comune del cratere, ma non per questo si rinuncerà ad ospitare questa grande festa di sport e giovani. Una manifestazione che costa molto e che ha urgente bisogno del sostegno dello Stato. Per questo il patron Pierluigi Montauti chiederà espressamente al presidente del CONI, Giovanni Malagò, di istituzionalizzare la Coppa Interamnia. Una coppa quest'anno a numero chiuso, ma sempre bella, allegra e divertente. Container per i commercianti del comune di Campotosto, che dopo il terremoto di gennaio non hanno potuto riavviare le proprie attività. L'iniziativa è di Confcommercio L'Aquila, che si è raccordata con Prefettura e Protezione Civile regionale. Container per le attività commerciali di Campotosto. Campotosto, un paese fantasma. Il terremoto di gennaio e la tremenda nevicata successiva hanno messo a dura prova le attività del piccolo comune a ridosso del lago, che da allora non hanno avuto più la possibilità di lavorare. Ma la stagione estiva è alle porte e allora la mano la tende Confcommercio dell'Aquila, che è riuscita, dopo l'incontro con il prefetto Linardi, a predisporre dei container che verranno donati alle attività commerciali del posto grazie anche alla collaborazione della Protezione Civile. Purtroppo da quella mattina di terrore e di incubo, perché ricorderete il maltempo che si abbinava alle scosse continue di terremoto, da allora queste piccole aziende del comprensorio, del cratere in generale, ma in particolare di Campotosto, non hanno avuto più la possibilità di lavorare, quindi non hanno più reddito. Ci siamo pertanto mobilitati, altrimenti si sarebbe saltata anche questa stagione positiva e anche incassi preziosi per quel contesto. Quindi possiamo dirci soddisfatti di una risposta pronta da parte della Protezione Civile. Ci hanno informato che anche il Presidente D'Alfonso ieri ha chiamato la Protezione Civile per sollecitare soluzioni, quindi siamo soddisfatti della nostra iniziativa e soprattutto di una risposta pronta da parte dell'istituzione. Nel giro di pochi giorni i container saranno a Campotosto a disposizione dei commercianti che li avevano richiesti, in modo tale da poter riavviare subito le loro attività commerciali, in vista dell'estate appunto ormai già iniziata, che in genere porta in quelle zone più movimento turistico. Lì nel comune sono circa una quindicina con le frazioni. Le esigenze erano intorno ai 4 container e quindi questa risposta dovrebbe almeno consentire un paio di bar e una genere alimentari per dare anche servizi, oltre che a turisti, ovviamente alla popolazione. Non c'è chiarezza nell'assegnazione dei fondi per le manifestazioni del bimillenario dalla nascita di Ovidio a Sulmona. Per questo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri ha presentato esposti a Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Vediamo. Ranieri, a seguito di un accesso agli atti avete deciso di presentare un esposto alla Procura sui fondi per Ovidio 2017, come mai? Perché ci sono alcune questioni poco chiare, le prime emerse a mezzo stampa, ovvero il possibile conflitto di interessi tra i membri della commissione giudicatrice e i presidenti di alcune associazioni che hanno fatto la richiesta di fondi. Effettivamente dopo l'accesso agli atti questo si configura. Chiaramente sono emerse altre cose, tutta una serie di irregolarità come schede non compilate, schede doppie, schede consegnate in ritardo,
problematiche per cui alcune associazioni sono state escluse, altre non sono state escluse. Quindi questo ci ha indotto a mettere tutto il pacchetto, insomma tutto l'accesso agli atti nelle mani della Procura. La questione è questa: se non è trasparente il modo in cui noi distribuiamo questi fondi, chiaramente non potrà essere trasparente poi l'assegnazione. Viene premiato chi è capace di accattivarsi la simpatia di questo o di quell'altro decisore. Per cui questo tipo di sistema non solo crea un danno alle associazioni culturali altre che non hanno questa capacità, ma lo crea a tutto l'Abruzzo, perché non permette che si affermino quelle realtà che effettivamente producono contenuti di eccellenza. Al momento il sistema non sembra essere questo. Un sistema di questo tipo fa un danno a tutti, fa un danno alla collettività abruzzese che non ottiene dai suoi fondi, perché questi di cui parliamo sono fondi regionali, quello che dovrebbe ottenere, cioè una produzione culturale e attrattiva di qualità. Presentato nella sala Figlia di Iorio della provincia di Pescara il cartellone estivo del comune di Catignano. Sono intervenuti il vice sindaco Annalisa Piermattei e la consigliera provinciale Annalisa Palozzo. Vediamo. Funge da aggregazione questo cartellone, perché riesce a far passare delle serate spensierate ad un paese che purtroppo dopo il terremoto ha subito gravi danni. Noi vogliamo rilanciare il nostro paese, perché è uno dei paesi più importanti rispetto anche alle aree limitrofe, quindi vederlo così colpito proprio al cuore, con i palazzi gentilizi messi in sicurezza, molte famiglie sfollate, la strada, una delle due strade chiuse, dobbiamo farci forza, e questo può essere il volano per far ripartire Catignano. Abbiamo la fortuna di riunire tutte le associazioni del territorio, e collaborare con gli esercenti che promuovono anch'essi delle iniziative. E infatti partiamo dalla musica, dalle cover band, poi ci saranno naturalmente momenti di musica classica, passando per l'enogastronomia, per il teatro dialettale, la Sagra del Raviolo, che è la 10ª edizione. E non vorrei dimenticare nessuno. Tanti avvenimenti. Sono veramente tanti gli avvenimenti, e quindi venite a Catignano, vi aspettiamo quest'estate. Questa è la forza di molti comuni, proprio la collaborazione con le associazioni e con tante persone che vogliono fare bene per il proprio paese. L'animazione soprattutto per questi territori più interni è fondamentale, riuscire a rendere ricca di eventi anche particolari, coinvolgere soprattutto i ragazzi a rimanere nel paese pur aprendosi a nuove prospettive. E poi a Cepagatti sabato prossimo ci sarà un altro importante avvenimento. Sabato 8 luglio alle 10 entrerà passando da Pianella verso Cepagatti, quindi passando da Rapattoni Superiore, a circa 40 auto d'epoca per la rievocazione della Coppa Acerbo del circuito di Pescara. Arriveranno alla piazza di Cepagatti, si fermeranno mezz'ora al centro della nostra piazza per prendere tutti i tempi, e poi ripartiranno verso Rosciano e Nocciano. La mattinata sarà animata anche da balli e canti dal gruppo musicale La Quadriglia e Zampogne d'Abruzzo. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente iniziamo con il Pescara, perché proprio in questo momento Mamadou Coulibaly sta effettuando le visite mediche con l'Udinese, dunque tutto fatto per il passaggio del centrocampista senegalese ai bianconeri. Subito dopo il giocatore firmerà il contratto che lo legherà al sodalizio della famiglia Pozzo, ma Coulibaly resterà comunque un'altra stagione a Pescara in prestito e sarà a disposizione di Zeman nella prossima Serie B, nella prossima stagione nella quale il Pescara cercherà l'immediato ritorno nella massima serie. Intanto la società biancazzurra ha messo a posto l'attacco, praticamente fatto, lo vedete nelle immagini, l'arrivo del centravanti Simone Andrea Ganz. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale per il ritorno di Pierluigi Cappelluzzo, che arriva dall'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Intanto venerdì 14 luglio al convito
soffitto Casa d'Annunzio sarà presentata alla prossima campagna abbonamenti per la stagione dunque 2017-2018. Quasi certamente le sottoscrizioni inizieranno martedì 18 luglio, la prelazione sarà esercitabile fino al prossimo 30 luglio. Scendiamo in Lega Pro adesso e andiamo in casa del Teramo perché è Matteo Chinellato, il centravanti che il Teramo sogna per rinforzare la prima linea per la prossima stagione. Intanto si lavorerà sulle uscite, visto che proprio l'attacco sarà il reparto che subirà la maggiore rivoluzione. Matteo Chinellato è l'obiettivo numero uno dell'attacco del Teramo, ma non sarà affatto facile arrivare al centravanti Scuola Milan, che si è appena liberato dal Como dopo la mancata affiliazione dell'Ariani alla FGC. Per la punta trevigiana quest'anno 36 presenze e 11 gol, un bottino che una volta decaduto il suo contratto ha fatto drizzare le antenne alla società biancorossa, che seppur in un clima di fortissima austerity dal punto di vista dei conti, un colpo importante davanti lo farà. Resta da capire se riuscirà a battere sul tempo tutti e assicurarsi proprio Chinellato o dovrà ripiegare su qualcun altro, anche perché lì davanti la lista dei partenti è lunga. Sansovini è rientrato ieri dalle vacanze e parlerà presto con la dirigenza per risolvere una situazione che rischia di danneggiare entrambi. Il ragazzo l'anno scorso ha accettato Teramo anche facendo una scelta di vita, adesso valuterà bene la situazione, ma per il Teramo non rientra più nei piani, esattamente come Lorenzo Tempesti e Riccardo Barbuti. I due arrivati a gennaio non hanno dato quell'apporto che ci si aspettava e sono sulla lista dei partenti. Il problema è che hanno tutti un contratto anche per la prossima stagione. In un reparto da rifare completamente anche Mirko Petrella in uscita, anche perché quello che continua a preoccupare il diavolo sono i contrattempi fisici che ai lui lo perseguitano da tanto tempo. Dunque reparto avanzato che non dovrebbe vedere alcun superstite, ma che potrebbe presto abbracciare Simone Mazzocchi dall'Atalanta. Con i bergamaschi sembra tutto fatto anche per il discorso che riguarderà Alimi. In mediana ha confermato anche Ilari, mentre Spighi e Carraro sono con la valigia in mano e non fanno parte del progetto tecnico di Antonino Asta. L'altra conferma è quella di Stefano Amadio, mentre per Alessandro Di Paolo Antonio il discorso riguarda la possibilità che arrivi un'offerta che accontenti il ragazzo per fargli fare quel salto di qualità che meriterebbe. Il numero 7 è uno dei confermatissimi, ma è chiaro che se arrivasse una telefonata per una categoria più in alto, il Teramo lo lascerebbe partire, seppur a malincuore. Intanto da ieri Alessio Milillo è un nuovo giocatore del diavolo. Dopo una stagione a San Nicolò, stavolta via Pescara il difensore si accasa in biancorosso. Sarà l'alternativa a uno dei due centrali di difesa. Nei prossimi giorni invece saranno definiti gli altri acquisti di mercato prima della partenza per il ritiro di Alfedena che scatta sabato prossimo. Pagina di ciclismo adesso, perché stamattina è stata presentata la 70ª edizione del trofeo Matteotti che si correrà il prossimo 16 luglio. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, Renato Ricci, però annuncia la sua uscita di scena dal comitato organizzatore per le prossime edizioni, mentre il trofeo l'anno prossimo potrebbe corrersi a settembre. Ricci, il momento della presentazione del Matteotti, diciamo che è il momento più bello questo dopo le polemiche delle settimane scorse, ora è il momento della corsa e peraltro il 70esimo appuntamento e quindi insomma cifra tonda. Sì, la cosa più importante è che comunque da oggi si festeggia 70 anni della manifestazione che è partita nel 1945, è diventata una storia perché basta leggere dopo 2-3 mesi che era finita la guerra, quindi la liberazione, poche persone, Fulvio Perna e altri hanno incominciato questa grande avventura e quindi è chiaro che oggi si pensa solo a festeggiare. 16 luglio si correrà, quali sono le novità a livello anche di squadra, di presenze di ciclisti? Ma innanzitutto le squadre sono, mi sembra, 16 con la nazionale. Cassani sta cercando di mettere su una bella squadra della nazionale. Curici, ma ci sono novità per l'anno prossimo? Si è parlato di una corsa spostata al mese di settembre. Allora, la novità più, diciamo, interessante tra virgolette è quella che io comunque, come avevo detto, stavolta manderò la parola perché al 70esimo non potevo tirarmi indietro come un vigliacco, lo dovevo alla mia città perché io sono innamoratissimo della mia città e della mia regione e quindi è chiaro che sicuramente io come organizzatore uscirò, magari la mia famiglia possiamo rimanere come sponsor perché d'altronde dal 1945 mio padre sponsorizzava il Matteotti all'epoca con materiale, non con soldi, ma comunque è veramente una vita. E poi la novità potrebbe essere il fatto di spostare la gara a settembre col Giro dell'Emilia, col Pantani e quindi chiaramente per portare più squadre. Ricci esce di scena dal comitato organizzatore e a chi passerà?
il testimone. Abbiamo tanti imprenditori grandi, quindi non è difficile racchiudersi dentro una chioccia, quindi se ne può parlare tranquillamente per continuare, perché è una manifestazione che a me mi ha dato tanto, e chissà, se viene un gruppo solido che ci crede, io penso che entro il 2023 Pescara può ospitare anche il campionato del mondo. Ancora ciclismo, perché la finlandese Lotta Lepisto ha vinto ieri la sesta tappa del Giro d'Italia femminile sul traguardo di Roseto degli Abruzzi. Un grande successo di pubblico con la olandese Van der Breggen che resta in maglia rosa. La finlandese Lepisto batte tutti sul traguardo di Roseto degli Abruzzi nella sesta tappa del Giro Rosa. La frazione tutta abruzzese alla fine ha rispettato le previsioni con una volata finale nella quale la velocista della Cervelo, campionessa nazionale e vincitrice anche della Gent-Wevelgem, ha battuto la statunitense Corinne Rivera della Sunweb e l'italiana Giorgia Bronzini, che deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Insomma, volata doveva essere e volata è stata, anche perché le atlete erano reduci dalla cronometro di Sant'Elpidio di martedì. Sul circuito di 29 km da ripetere 4 volte c'è stato qualche attacco, tra cui anche quello dell'abruzzese Cipriani, ma nulla che potesse realmente cambiare l'esito della corsa, che nonostante lo strappo di Piana degli Ulivi si risolve con lo sprint sul lungomare rosetano. In classifica generale non cambia nulla, con l'olandese Anna van der Breggen che strappa ulteriori 3 secondi alle dirette inseguitrici. La più pericolosa, Elisa Longoborghini, staccata adesso di 1:03. Le ultime frazioni prima dell'epilogo domenica a Torre del Greco serviranno all'azzurra per tentare il colpo di coda, per sperare di prendersi la maglia rosa. Guarda, sono veramente orgoglioso, una tappa riuscita proprio alla grande. Già ho avuto i complimenti, è stata la più bella tappa del Giro d'Italia femminile, del 28esimo Giro d'Italia femminile, non di quest'anno ma di tutte le edizioni. Una grandissima partenza, un grande pubblico, veramente alla grande. Un grande spettacolo di ciclismo, un grande spettacolo di ciclismo rosa, ma direi che anche Roseto e l'Abruzzo hanno contribuito a questo spettacolo. C'era tantissima gente sul percorso, io ho fatto un paio di giri in ogni paese che attraversavamo, c'era tanto pubblico. Qui all'arrivo c'era anche il pubblico delle grandi occasioni. Ha vinto la tappa una grande atleta, quindi direi che è una giornata di festa e di sport sicuramente positiva. È ulteriore dimostrazione delle capacità dell'Abruzzo, perché con questa completiamo il trittico dei giri, quello professionisti, quello dilettanti e quello donne, quindi una giornata importantissima. E questo era il nostro ultimo servizio, il TG6 torna questa sera alle ore 19 con la seconda edizione. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.